60 anni di storia di Gualdo Todino sono quelli raccontati da filmati, fotografie, manifesti, calendari, locandine, pubblicazioni ed articoli di giornale ordinati negli espositori e alle pareti dell'ex farmacia Calai, dove domenica scorsa è stata inaugurata la mostra retrospettiva dell'associazione turistica Pro Todino in occasione del 60° anniversario della sua fondazione. Anche perché la Pro Todino, per colpa sua, diciamo, ha perso. Nel momento in cui, come ha riconosciuto il suo presidente, ingegner Meccoli, occorre prendere atto del progressivo indebolimento del ruolo e delle funzioni della Pro Todino nell'ultimo quindicennio, e raccogliere nuove sfide con un profondo cambiamento nella organizzazione degli enti locali turistici, sono sfilate fra melanconia e orgoglio decine di immagini di una Gualdo diversa, protesa com'era a conquistare nuovi traguardi in diversi campi socio-economici, da quello tradizionale dell'artigianato artistico e dell'industria ceramica, vero motore dell'economia gualdese, a quelli innovativi del turismo, della cultura e dell'uso ecocompatibile dell'ambiente e delle sue grandi risorse. Su quest'ultimo tema i visitatori hanno posto un'attenzione tutta speciale. Articoli e foto hanno ricordato un periodo di feconda attività promosso dall'iniziativa privata in connessione a quella fortemente interattiva della Proloco, guidata dal mitico presidente Giovanni Pascucci, e della Comunanza Agraria, più nota come amministrazione dell'Appennino Gualdese, che sotto la guida di Carlo Rosi e Luigi Renato Carini costruì gran parte delle infrastrutture turistiche e di difesa ambientale tuttora presenti nel territorio. In questo spaccato di vita cittadina, che i ristretti spazi dell'ex farmacia Calai hanno reso, se possibile, più intima e sentimentale, sono tornate alla memoria dei più anziani e apprezzate come novità dai più giovani le iniziative stimolanti, le azioni promozionali, qualche volta rivoluzionarie, della Pro Todino, che hanno fortemente inciso sulla città della ceramica, sollevandola dal torpore letargico in cui era sprofondata dopo l'iniziale risveglio del dopoguerra. 60 anni al servizio della città è lo slogan con il quale è stata pensata e realizzata questa rassegna, e le immagini offrono lo spunto per una verifica storica di questa affermazione, confermando comunque la centralità del ruolo svolto dal sodalizio nel panorama culturale di Gualdo. Certo, gli argomenti a favore non mancano. Le 35 edizioni del concorso internazionale d'arte ceramica contemporanea, che hanno dato la massima visibilità alla città e arricchito le nozioni tecniche e figurative dei nostri operatori ceramici. Lo stimolo propositivo o l'incoraggiamento ad iniziative culturali quali l'istituzione del liceo scientifico e dell'istituto tecnico commerciale, l'organizzazione o il supporto a numerose manifestazioni di grande spessore quali le rassegne musicali,
le fiere dell'antiquariato e del collezionismo, i saloni autunnali dell'erboristeria, quale l'Herbof, concorsi e mostre fotografiche in collaborazione con il gruppo fotografico gualdese, altre iniziative di promozione dello sport dilettantistico, ma soprattutto la proposizione di grandi manifestazioni folcloristiche come le sagre della fioritura o delle fragole di montagna, con spettacoli ed esibizioni a carattere nazionale e internazionale. E poi ancora importanti iniziative mediatiche come la campagna per la liberazione e una diversa utilizzazione della roccaflea, emblema e massimo monumento storico di Gualdo Tadino, la memoria attenta, appassionata e vigile di insigni personaggi e tesori gualdesi. Tutto, comprese le iniziative editoriali, da Sera Santa degli anni 1957-1961 all'Eco del Sera Santa dal 1999 al 2006, alle pubblicazioni d'arte e di storia locale. Tutto costituisce la memoria, o meglio, un museo virtuale della memoria di Gualdo Tadino dei suoi ultimi 60 anni. Se mi si chiedesse di suggerire ai dirigenti della Protadino un obiettivo, un ruolo, una sfida nella decadente Gualdo di oggi, come uno, il più giovane, dei soci che nel 1954 rifondarono l'odierna Proloco, proporrei senza alcun dubbio di mettere tutto l'entusiasmo e le poche risorse a disposizione per salvare il grandioso patrimonio costituito dalle opere presentate al concorso internazionale ed esibirle al pubblico, finalmente, in una galleria d'arte ceramica contemporanea. La rassegna, che è stata inaugurata domenica dal vice sindaco Gloria Sabatini e dall'assessore alla cultura Roberto Morroni, rimarrà aperta fino a domenica 26 ottobre, con una probabile tavola rotonda sul ruolo attuale delle Proloco.